Benvenuti a Si Viaggiare. Questa settimana vi portiamo in Calabria, in provincia di Catanzaro, a Curinga. È qui che vive il platano più antico d'Italia, forse piantato da monaci basiliani che 1000 anni fa arrivarono dall'Armenia. È in concorso con altre 14 piante in altri paesi europei. Se vi piace questo gigante buono e avete a cuore che diventi l'albero dell'anno, il vostro voto può essere determinante. Ilaria Raffaele. Un affaccio sul mare, case aggrappate all'istmo di Calabria, circondate da uliveti e da una natura arcaica. Benvenuti a Curinga, la mano che allunga il braccio della provincia di Catanzaro verso il Tirreno. Qui, a due passi dal borgo, c'è un luogo speciale che affonda le sue radici, è proprio il caso di dirlo, in 1000 anni di storia. Ecco Sua Maestà il platano orientale, il nostro gigante, lo chiamano i curinghesi con affetto, un monumento allo splendore della natura, secondo la leggenda portato ancora piantina da un monaco che fuggiva dall'Armenia e che trovò rifugio nel vicino monastero di Sant'Elia. Racconta di briganti e pastori la grotta scavata nel suo tronco, la corteccia bruciacchiata dai fuochi accesi per scaldarsi nelle notti di fuga dai persecutori o dalle intemperie. Alto 31 metri, come un palazzo di 5 piani, la sua circonferenza di 15 metri è quella del platano più largo d'Italia, un vanto per la comunità, ancor più oggi, che concorre all'European Tree 2021 come albero del cuore d'Europa. Lo sfidante è un Lecco che si trova in Spagna, se la giocano all'ultimo voto i finalisti, ne hanno raccolti quasi 32.000 e per votare questa meraviglia tutta nostra c'è tempo per tutto febbraio. Per poter votare basta cliccare sulla pagina Facebook del Comune di Curinga e vi esorto, italiani, calabresi, vi esorto a cliccare perché c'è la possibilità di essere i primi in Europa.